Si è svolta sabato pomeriggio nella sala dei concerti del comune di Catanzaro la conferenza stampa di presentazione della prima in Calabria dello spettacolo Fabularium Magic of Disney Music, in scena il 6 gennaio alle ore 17 al Teatro Politeama di Catanzaro. A presentare l'evento, insieme all'assessore comunale allo spettacolo Lobello e al promoter Pegna, sono arrivate anche Elsa, la regina del ghiaccio, protagonista di Frozen, e Belle, celebre personaggio del film La Bella e la Bestia. Fabularium, ha rimarcato Ruggero Pegna, un'occasione unica per tornare a condividere tutti insieme, genitori e figli, un'emozione dal vivo e lasciarsi avvolgere dalle magiche musiche, dalle atmosfere, dai personaggi che hanno scritto la storia del cinema di animazione. Inoltre Pegna ha voluto rimarcare che le misure di sicurezza saranno massime. Sì, per chiudere le festività natalizie 2021-2022, ma anche per aprire la mia 36ª edizione di Fatti di Musica, questo festival del miglior live d'autore che spazia in tutti i generi, in tutti i target, in tutte le fasce d'età. E l'apertura è festosa, io sto in questi giorni utilizzando anche uno slogan, per un anno da favola, Fabularium. Magic of Disney Music, ovvero questo grande musical con tutti i personaggi più celebri della Disney, un grande cast, effetti 3D, regia, sceneggiatura, coreografia, grandi firme. Io credo che sia uno spettacolo per tutta la famiglia, quindi cominciare un anno nel giorno dell'Epifania tutti insieme. È chiaro che dobbiamo rispettare in questo periodo di Covid quelle che sono le regole imposte, quindi in particolare il Green Pass. Voglio ricordarlo. Ore 17, Teatro Politeama, 6 gennaio, Fabularium Magic of Disney Music. Sarà tre volte Natale, è in corso, è un successo. Siamo qui a presentare questa importante iniziativa, giorno 6 gennaio al Teatro Politeama. Dobbiamo adottare queste misure di sicurezza proprio per poter continuare questa programmazione importante, altrimenti purtroppo rischiamo che si stoppi tutto, che si fermi tutto un'altra volta. Vogliamo scongiurarlo, ma per questo il ringraziamento più grande va davvero agli avventori di Corso Mazzini in questi giorni, così attenti all'utilizzo delle mascherine.